83esima edizione Fiera Agricola Zootecnica Italiana, una vetrina importante non solo per la Lombardia ma per il nostro sistema nazionale. Giulio De Capitani, l'assessore all'agricoltura della regione Lombardia, non ha voluto mancare ovviamente a un appuntamento importante perché, come si diceva, l'agricoltura è il settore trainante, credo forse la più importante di tutta la nostra regione. Sì, settore primario, l'agricoltura, una manifestazione questa che ha dietro di sé anche una storia lunga, ricordava bene l'83esima edizione. L'attenzione della regione, in questo caso come in tutte le manifestazioni che mettono al centro l'agricoltura, non è dovuta ma è assolutamente anche sentita, nel senso che tutto quello che serve è mettere in primo piano il settore, diciamo, primario, l'agricoltura, gli addetti all'agricoltura, serve anche per portare appunto l'attenzione sull'agricoltura. Noi forse dimentichiamo, non è percezione comune almeno, che l'agricoltura lombarda è quella più importante a livello nazionale. Noi abbiamo altri settori economici molto importanti in Lombardia e dimentichiamo che anche l'agricoltura lombarda è la prima a livello nazionale. Poi ci sono province come la provincia di Brescia, le province anche circostanti che hanno caratteristiche particolari, hanno una tradizione. Istituzione a gran completo, Daniele Molga, presidente della provincia, ovviamente presente a questa inaugurazione, 83 anni importanti. Io credo che sia un modo per affermare ancora una volta che Brescia rimane vertice nazionali sia in termini di produzione sia in termini di qualità, e il fatto di ospitare una fiera così importante a Montichiari dimostra comunque le capacità bresciane di affermarsi anche all'esterno in questo settore. Noi su questo, data l'eccellenza della produzione, probabilmente dovremmo cercare di lavorare sulla questione dei marchi per affermare proprio queste capacità che Brescia ha e che altri, devo dire, sfruttano mirabilmente, perché hanno magari dei marchi commerciali che consentono, diciamo, anche un valore aggiunto, dei margini di guadagno superiore. Ovviamente il sindaco di Montichiari e Lanzanò non poteva mancare, importante, 83 anni, insomma, non li dimostra. Sì, è così, e noi siamo soddisfattissimi per questa fiera che si rinnova ogni anno e che va incontro a un'agricoltura sempre più moderna, che sarà il futuro dell'economia, un'economia che da sempre ha avuto le sue radici nel contatto con la terra e con gli animali. Narcisa Brassesco è il prefetto di Brescia, ecco, lei si trova a responsabilità di questa città, Brescia, ma in questa occasione siamo a livello nazionale, abbiamo un interesse nazionale. È una delle tante occasioni che l'industria, in questo caso agricola bresciana, ci consente di eccellere. Come lo facciamo in altri settori, anche l'agricoltura è una delle forze di questa provincia, e quindi per me è un piacere e un onore essere presente, e ormai mi trovo dopo un po' di tempo anche tra tanti amici e condivido con loro la soddisfazione di questo settore che, nonostante momenti anche un po' più di problematicità, riesce a dare grandi soddisfazioni. Auguro alla fiera come manifestazione di avere i risultati sperati, ovviamente all'agricoltura bresciana e non solo, di dare anche quest'anno grandi frutti positivi che aiutino tutta la nazione nella sua significativa ripresa. Gli amici se li sta cercando, nel senso che sta visitando i paesi in forma ufficiale, i comuni della provincia di Brescia, ecco, questa sua volontà di uscire dalla sede della prefettura, incontrare la gente, gli amministratori, ecco, lei pensa di riuscire a fare tutti i comuni anche? Non so se riuscirò a farli tutti perché sono 206, ne ho già fatto una cinquantina con grande soddisfazione personale e mi sembra con una ricaduta positiva per la mia istituzione, perché trovo che sia condivisa questa scelta di conoscere il territorio profondamente, anche perché chi deve governarlo o comunque concorrere a governarlo con tutte le altre realtà che sono gli enti locali, si sa che rappresento lo Stato centrale, ovviamente il governo. Ecco, io credo che questo aiuto reciproco e la conoscenza sia indispensabile.